Il caso Bobby Dunbar non è un film di fantascienza, ma una storia vera accaduta in Louisiana nel 1912. Sebbene alla fine, la storia della sua scomparsa si rivelò più strana di tutte le storie di fantasia. Il 23 agosto 1912, la famiglia Dunbar fece un'escursione per trascorrere una giornata sul lago Swayze, in Louisiana. Mentre la famiglia giocava in acqua, all'improvviso il piccolo Bobby, che aveva solo 4 anni, scomparve. Lessie e Percy Dunbar cercarono ovunque loro figlio, ma dopo che le loro ricerche non produssero risultati, furono costretti a chiamare le autorità. La polizia locale e infine quella di Stato iniziarono le ricerche. Sezionarono coccodrilli, gettarono la dinamite nel lago, nella speranza che spellesse il corpo dall'acqua. Cavi spessi e ganci lunghi furono immersi nelle profondità del lago in cerca del corpo, ma nessuno dei loro sforzi fu ripagato. Passarono diversi mesi durante i quali non c'era traccia del ragazzo e il caso di Bobby Dunbar fece notizia in tutto il paese. Perfino la famiglia, con l'aiuto di donazioni, offrì una ricompensa a chiunque avesse fornito informazioni su dove si trovasse loro figlio. 8 mesi dopo la scomparsa di Bobby Dunbar, i genitori ricevettero una buona notizia. Un ragazzo che corrispondeva alla descrizione di Bobby era stato visto nel Mississippi. Un uomo di nome William Cantwell Walter era stato visto con il ragazzo. Quando le autorità lo raggiunsero, egli affermò che il ragazzo era Charles Bruce Anderson, figlio illegittimo di suo fratello e di una donna che lavorava per la sua famiglia di nome Julia Anderson. Affermò che il ragazzo, che lui chiamava Bruce, gli era stato affidato temporaneamente da Julia, mentre lei andava in cerca di lavoro. Molti dei residenti della città confermarono la versione di Walter, quindi la polizia non poté procedere all'arresto né portare alla sua famiglia il ragazzo. La famiglia Dunbar, però, identificò Bobby. E a questo punto della storia, il caso si complicò ulteriormente. L'incontro iniziale tra il ragazzo e i Dunbar continua ad essere contestato fino ad oggi. Un giornale afferma che era felice e che il ragazzo urlò immediatamente «Mamma!» quando vide Lessie. Altri resoconti affermano che sia Lessie che Percy Dunbar esitarono prima di confermare che il ragazzo fosse il loro Bobby. Il giorno dopo, la famiglia Dunbar fu invitata a trascorrere un po' di tempo con lui, in modo da poter essere sicuri che fosse loro figlio. Dopo aver portato il ragazzo a casa di notte e avergli fatto il bagno, Lessie Dunbar riuscì a riconoscere le piccole cicatrici sul corpo del giovane e, secondo la stessa Lessie, questa era un'ulteriore conferma che si trattava di suo figlio. La polizia permise ai Dunbar di tenere il piccolo Bobby. Tuttavia, pochi giorni dopo che i Dunbar portarono Bobby a casa loro, si presentò Julia Anderson, che sosteneva ciò che era stato affermato da Walter, ovvero che il ragazzo fosse suo figlio. Disse che aveva permesso a Walter di prendersi cura di lui per alcuni giorni, mentre lei cercava lavoro, e che c'era voluto più tempo del previsto, e che i giorni si trasformarono in mesi, e quindi non riuscì a trovarne. La polizia, spiazzata per questa situazione, cercò di chiarire il caso Bobby Dunbar una volta per tutte. Chiamò i Dunbar per chiedere a Bobby di partecipare ad una riunione per vedere se Julia fosse capace di identificarlo correttamente. Quando Bobby vide Julia, non reagì molto bene. Si comportò verosimilmente come fece al primo incontro con Lessie Dunbar. Il ragazzo le sembrava diverso e mostrava indecisione nell'affermare che fosse il suo bambino. Tuttavia tornò il giorno successivo ad affermare di essere certa che il ragazzo fosse in realtà suo figlio Bruce. Alla fine la corte sentenziò che il ragazzo trovato
era quello scomparso dalla famiglia Dunbar. Julia Anderson non aveva un avvocato, niente soldi e nessun alleato. Non fu in grado di finanziare una causa giudiziaria e tornò a casa in Carolina del Nord, lasciando il ragazzo con i Dunbar. A questo punto i Dunbar erano completamente certi che il ragazzo fosse Bobby. Era finalmente tornato a casa e si stava ambientando bene, giocando con i suoi fratelli e mostrando che ricordasse qualcosa. Per questo motivo Walter fu condannato per rapimento di minore e trascorse 2 anni in prigione prima che il suo avvocato facesse appello. A causa del costo del primo processo, il tribunale rifiutò di ripeterne un altro e decise quindi di rilasciarlo. Fino alla fine dei suoi giorni, Walter confermò la sua innocenza. Finalmente il ragazzo era stato ricongiunto alla sua famiglia e si stava adattando bene. Da adulto si sposò ed ebbe 4 figli. Morì nel 1966. Sebbene gli fossero stati raccontati gli eventi della sua infanzia, i membri della famiglia gli riferirono di aver sempre sostenuto di sapere chi fosse, ovvero loro figlio Bobby. Le prove del DNA rivivono il mistero della scomparsa di Bobby Dunbar. Quindi, nel 2004, Bobby Dunbar Jr., figlio di Bobby Dunbar, accettò di sottoporsi al test del DNA. Sua figlia Margaret Dunbar stava facendo ricerche sulla sua storia e voleva dimostrare una volta per tutte che suo nonno era Bobby Dunbar. Il DNA di Bobby Dunbar Jr. fu confrontato con quello di suo cugino, figlio del fratello minore di Bobby Dunbar. La dimostrazione fu spiazzante. Bob Dunbar Jr. non era legato al sangue di nessuno dei membri della famiglia Dunbar. Il ragazzo che i Dunbar avevano rivendicato come Bobby Dunbar tanti anni prima era in effetti Bruce, il figlio di Julia Anderson. La famiglia Anderson era elettrizzata all'idea che l'evidenza giustificasse le loro affermazioni. Anche la famiglia Walter fu contenta, poiché le prove esonerarono la richiesta di rapimento contro William. Per quanto riguarda il vero Bobby Dunbar, il suo destino è ancora sconosciuto. Margaret crede che il ragazzo sia caduto nel lago e sia annegato. Forse è stato mangiato da un coccodrillo o nella foresta attaccato da un orso. Ma non c'erano prove che fosse stato ucciso da un animale, perché né abiti né alcun indizio fu mai scoperto. Alcuni giornalisti sostengono che Lessie e Percy Dunbar fecero qualcosa di grave al loro figlio e usarono Bruce Anderson per coprire il loro crimine. Le autorità dicono di aver trovato impronte che si allontanavano al lago e di aver sentito affermazioni da parte della gente del posto che aveva visto un uomo dall'aspetto sospetto che lo trascinava. Ma le voci non sono mai state confermate. Dal 1912 ad oggi, il caso Bobby Dunbar rimane un mistero irrisolto.